Ben trovato l'architetto Bruno Di Cunzolo, candidato sindaco di Battipaglia, ma figura di grande spicco per la città di Battipaglia. Non a caso l'architetto ha fatto sempre dei programmi negli ultimi 15 anni per la città di Battipaglia, spesso disattesi però dalle amministrazioni comunali. Però, architetto, io voglio partire da un argomento particolare per la città di Battipaglia. Noi ci troviamo qui al centro della città, di fronte il cinema Garofalo, che è un luogo comunque di cultura, in una città dove negli ultimi tempi di cultura se ne è vista davvero poca, dove praticamente sembra tutto abbastanza chiuso sotto l'aspetto della cultura. Beh, noi col nostro programma, che prevede una manovra strutturale per uscire dalla logica del debito, vogliamo incidere con la valorizzazione dei beni comuni e fra questi anche i beni storici in proprietà privata, per acquisirli e per restituirli alla ragione per cui sono nati. La verità è che in questo paese siamo abituati invece ad essere superficiali, ad avere una cultura della politica estremamente ingenerosa rispetto alle competenze, ai talenti, alle eccellenze. E noi rispetto a questo tipo di problema pensiamo di, con la valorizzazione dei beni comuni e con la leva urbanistica edilizia, di acquisire questi beni e di poterli sostenere, perché l'altro problema tecnico all'interno di una manovra di bilancio che può essere risolto solamente con introiti costanti extratributari che alimentano le entrate. Questo cosa significa? Significa che non può più continuarsi una politica della tassazione dell'equilibrio finanziario ovviamente solamente sulla base della contribuzione tassativa, perché in un momento come questo c'è bisogno di rilanciare occupazione e sviluppo, la spesa privata e quindi dare ai cittadini quanto più è possibile margine di operatività per sostenere la loro stessa esistenza. Parliamo per un attimo delle composizioni politiche. Battipaglia è un po' diversa rispetto a Roma. Roma presenta tre sinistre e un centrodestra. Battipaglia sembra ci siano tre centridestra e una sinistra, o mi sbaglio? No, per la verità non c'è una caratterizzazione di questo genere, nel senso che noi riteniamo che la Francese, che è stata ammaliata dal sistema De Luca e poi abbandonata dal governatore che ha prescelto Visconti, abbia una formazione comunque poliedrica, strana, un'aggregazione sull'onda del potere. Qui a Battipaglia la logica è appunto il potere, il tema è solo questo, che ha creato, diciamo, attrattività rispetto a questi poli. Noi parliamo di politica e quindi parliamo di programmazione, parliamo di soluzione dei problemi dei cittadini e con noi ha aderito il nuovo Partito Socialista e Forza Italia, che in effetti rappresenta certamente il centrodestra. Altra cosa è la destra, perché Fratelli d'Italia cammina da sola, viaggia da sola, e questo dimostra che esiste destra e destra e esiste centrodestra e destra. Ma al di là di questa considerazione, noi siamo civici, siamo eretici. L'accordo e la convergenza è avvenuta sui programmi e quindi è stata valutata una coerenza programmatica e una straordinaria necessità di recuperare sovranità a questo territorio, che ormai è diventato una colonia interna della provincia salernitana e quindi del sistema di potere di De Luca. Noi non gestiamo più nessuna delle nostre reti essenziali, dei servizi essenziali, e questo potere drena risorse in modo piratesco rispetto a altri territori. Ecco, noi per questo siamo insieme, per questa missione amministrativa, che è una bella battaglia di civiltà per restituire autorevolezza a questo territorio. La domanda storica, i primi 100 giorni da sindaco lei che farà? Ma l'abbiamo detto, noi dobbiamo mettere mano sicuramente ai regolamenti comunali e alla macchina comunale, i regolamenti comunali, perché noi vogliamo aprire alla trasparenza e vogliamo aprire alla partecipazione attiva.
per questo bisogna eliminare una serie di norme che impediscono questa attività, perché noi andremo a giunte aperte, in streaming, in diretta, andremo a telecamere che potranno far sì che i cittadini in collegamento vedranno cosa si fa nelle stanze del potere. Questo municipio dovrà accogliere i talenti e le tante eccellenze per chiedere loro di fare squadra con la Banca del Tempo, per in questo momento con il PNRR che spinge alle porte un comune che non è organizzato per progettare, per costruire una banca progettuale che possa candidare Battipaglia a un futuro completamente alternativo a quello che è lo stato in cui è stata gettata da questa amministrazione: abbandono, degrado, superficialità, sciatteria. Ecco, noi nei primi 100 giorni faremo questo, ma faremo anche una manovra di bilancio per un piano delle opere pubbliche che sia anche strumento urbanistico comunale estremamente snello per la rigenerazione urbana. Noi nei primi 100 giorni faremo questo e cercheremo in ogni modo di ristrutturare la tassa sui rifiuti, di avere attenzione sul piano sociale di zona che, come sapete, ci dovrebbe vedere una nuova compagine su cui noi non siamo d'accordo sostanzialmente su come si è formata e su come viene organizzata la gestione, per aprire una stagione di attenzione all'ultimo, di attenzione ai bisogni delle famiglie che hanno disagio, che hanno una serie di problemi, quindi aumentare l'assistenza domiciliare e aumentare diciamo una capacità di questa società di essere inclusiva e solidale. Aeroporto, interporto, ferrovie, treni persi a tutti i livelli. Battipaglia, che secondo me è una delle città più importanti della provincia di Salerno, perde, si sfilaccia rispetto a questi indotti, o mi sbaglio? Battipaglia non ha mai agito con questa amministrazione, soprattutto la francese, non ha mai partecipato a queste SPA che si sono formate. Siamo al paradosso: il comune di Battipaglia è proprietario dei terreni dell'aeroporto Costa d'Amalfi Salerno, ma non è socio all'interno del consorzio. Altri comuni hanno aderito con 20.000 euro, in buona sostanza, come Bellizzi, Montecorvino, Ponte Cagnano, eccetera. Noi che siamo i proprietari dei terreni, con un terreno che vale milioni di euro, non abbiamo alcuna competenza, ingerenza, partecipazione. D'altro canto, questo succede nell'ASIS, per esempio, per la depurazione, succede per il metano che è gestito dalla società in house del Comune di Salerno, e quindi noi che abbiamo la proprietà anche di parte, di gran parte, della maggioranza di questa rete, non abbiamo nessun ricavo. Ma noi siamo ormai diventati la città degli altri. Ma adesso la storia cambia, la musica sarà diversa. La questione estiva è una budata elettorale? No, assolutamente. Il governatore ha annunciato che il CDR nello Stir non si farà più, ma rimane il CDR di Eboli, che è ai confini di Battipaglia, addossato allo Stir, che è nel comune di Battipaglia, dove 161 comuni sversano e portano qui il loro indifferenziato. Il comune di Battipaglia non ha e non riceve, non ottiene i ristori promessi, che non sono solamente ristori economici, ma sono ristori che riguardano la bonifica delle discariche promessa da 20 anni, che inquina le nostre falde. Noi abbiamo effetti odorigeni per cui i cittadini vivono male, vivono peggio ogni giorno di più, perché hanno questa puzza tremenda che invade la nostra città, e rispetto a questo non c'è misura che tenga. Noi riteniamo che bisognerebbe fare un piano dei distretti ecologici per ridurre i carichi e limitarli a una comunità di comuni più ristretta. Non è possibile più avere questa situazione, quindi noi agiremo con una tassa comunale di attraversamento del territorio da parte di tutti coloro che sversano e arrivano in questa città, perché è giusto che, se non ci conferiscono i ristori adeguati,
noi tuteliamo i nostri interessi fino in fondo, i nostri cittadini, e quindi una riduzione della tassa comunale, perché questi soldi che noi otterremo in questo modo serviranno a togliere questo peso di tassazione pesante ai nostri cittadini. Nel programma che lei aveva stilato 5 anni fa, insieme alla Francese, c'era soprattutto il revisionamento dell'Alba Nuova, cosa che non è avvenuta. No, non solo non è avvenuta questa, la Francese non ha mai spiegato, non spiega, non vuole confronti, e qui non vuole confronti, dalla nostra parte si dice ha una saraca nella tasca che puzza violentemente. Non ha attivato la trasparenza, non ha attivato i meccanismi di controllo, di partecipazione dei cittadini, e su Alba la manovra doveva essere quella di ristrutturare la tassa e il servizio. Noi oggi siamo arrivati al paradosso che chiamiamo il privato, a cui conferiamo carte e cartoni, per esempio, della differenziata dei nostri cittadini, e paghiamo il privato per prendere questi cartoni, il quale il giorno dopo se li rivende a un prezzo che è superiore a quanto gli paghiamo. Sarebbe logico immaginare che noi non dobbiamo pagare una risorsa e perderci quindi 300-400 mila euro l'anno che pagano i cittadini. Alba doveva essere ristrutturata e sarà ristrutturata pensando al completamento del ciclo e quindi alla vendita anche di queste materie seconde, ma in un clima di collaborazione sociale. Noi chiederemo a questo punto ai cittadini, a cui proporremmo una tassa puntuale, cioè oggi la tassa si paga a metro quadrato, e non è giusto che una persona sola paghi per 100 metri quadrati quando è possibile pagare per ciò che si conferisce, ma al cittadino proporremo di collaborare di più sulla preselezionata affinché la materia seconda possa diventare risorsa. Lo faremo con i commercianti, perché questo ridurrà a loro i costi mediante la partecipazione agli utili della vendita di queste materie seconde. Lo so che è difficile parlare degli altri, però non si può non fare riferimento alla scivolata che ha fatto il candidato della sinistra, Visconti, quando ha detto al ragazzo: meglio una borsetta di droga che il reddito di cittadinanza. Mi sembra che la sinistra ora può tutto e l'etica la dimentica a casa sempre. Ma guarda, su questo piano io devo dire che questa scivolata ripresa dalla stampa è un meccanismo che in questa campagna elettorale ha caratterizzato molto l'informazione, cioè un'informazione che non si è preoccupata di intervenire sulle denunce che noi abbiamo fatto, perché noi abbiamo denunciato il clima di camorra, abbiamo denunciato questa incapacità di contrastare la cultura della camorra. Ebbene, su questi aspetti noi abbiamo visto che la sindaca Francese, per esempio, ha violato qualsiasi legge sul rapporto elettorale e quindi sulla gestione elettorale. Continua a fare clientele, abbiamo denunciato casi specifici in modo anche preciso e puntuale, e però la stampa riprende il gossip, cioè la superficie di un problema spostando il problema. Nessuno va dalla Francese a chiedere: ma perché tu non vuoi fare i confronti, perché tu dici bugie quando dici di aver purtroppo essere stata impedita nell'abbassamento delle tasse, nella realizzazione di manovre per il decoro urbano, per la manutenzione, per il cimitero. Tu devi dare spiegazioni rispetto a ciò che hai fatto, tu hai governato, e quindi non puoi uscirtene così con dei proclami che sono generici, cioè io sono rientrato da un debito. No, tu non sei rientrato da un debito, tu hai mantenuto un obiettivo che era un obbligo di legge che avrebbe dovuto fare qualsiasi sindaco, ma questo non significa che io, da buona madre di famiglia, se ho un mutuo, per pagare il mutuo io non lavo per terra, non igienizzo i panni, non mando mio figlio a scuola e impedisco anche di vestirsi, di nutrirsi adeguatamente. E no, perché nessuno avrebbe fatto le scelte che hai fatto tu per sciatteria e incapacità. Quindi la verità è un'altra. Tu la trasparenza non l'hai voluta, le telecamere non l'hai messe, le giunte aperte non l'hai fatte, perché hai fatto clientela.
perché al chiuso delle stanze potevi farlo. Ecco, a me interessa questo, più che la polemica speciosa su una frase impropria, sbagliata, per cui, come dire, ha chiesto anche scusa il candidato Visconti, con cui non abbiamo nulla da spartire, vada bene. Il problema nostro è quello di creare le condizioni per far sì che in questa città si restituisca fiducia alla politica, e con Gossi non si restituirà mai fiducia alla politica. Architetto, quando le manca etica? Beh, l'etica è stata una mia creazione. Lo sappiamo, quindi. Etica aveva rotto gli schemi, aveva messo fuori dalla politica il potere, tutti quelli che gestivano il potere, ma purtroppo la Francese ha tradito il sentimento, ha tradito la speranza, ha tradito una stagione che non so se riusciremo a far rivivere. Quello che stiamo verificando con Eretici, Verità e Coraggio, è che c'è tanta gente che quella speranza non l'ha tradita, che è rimasta su quelle posizioni e continuerà su quelle posizioni, e noi siamo certi di poter ricostruire quella speranza e di poter mettere alla porta questi impostori. Il Consiglio Comunale che finisce in questo momento praticamente passa alla storia come uno tra i più trasformisti consigli comunali della storia di Battipaglia, eppure ce ne sono stati. Questa situazione, questo via e vai e vieni di consiglieri, amministratori, assessori, rappresenta probabilmente il vero populismo, quello puro, mi sbaglio? No, questo rappresenta peggio. Questo rappresenta la degenerazione della politica intesa come potere. Io posso, e quindi la Francese che fa? Facciamo un ultimo caso, faccio una delibera e dico che i comizi vanno fatti in certi luoghi, pochi per la verità. Complico la vita a chi deve fare i comizi, perché noi dovremmo chiedere l'autorizzazione 2 giorni, 3 giorni prima, massimo minimo, dovremmo avere questa autorizzazione, non possiamo farli in altri luoghi. Poi scopri che la Francese li fa dovunque. Ma chi ha fatto quella delibera? La Francese? E la Francese chi è per violare la sua stessa indicazione? È quella che ha un privilegio, non la controllano, chi la deve controllare ha prebende e non l'abbiamo raccontata, chi deve, diciamo, guardare agli aspetti della legalità non c'è. E allora, da questo punto di vista, questo è l'ultimo delle questioni che abbiamo sollevate, ma lei ha fatto le liste sul comune facendo firmare i candidati nel comune mentre faceva la sindaca, sfruttando mezzi personali, strumenti pubblici per fare i suoi comodi. Vi sembra un modo per garantire la legalità in questo municipio? Abbiamo già raccontato tutto quello che è successo e cosa ha fatto in questi 5 anni. Vedete o rivedete le nostre interviste, i nostri video, e capirete che le accuse sono state puntuali. Noi abbiamo coraggio, diciamo la verità perché documentiamo. E chiediamo a tutti di conoscere, di avere curiosità, perché anche questo è difficile su questo comune. Anche avere delle informazioni diventa improbabile, quasi impossibile. Rientra nella cultura della camorra anche questo? Assolutamente sì. A Napoli, ma come pure in Sicilia, c'è un termine che sta nel dizionario italiano, camurria. E a Napoli, quando ti fregano, dicono: mi è fatta camorra. C'è un collegamento, è una mentalità, è una cultura. Qui siamo arrivati addirittura a un comizio commissionato a un manovale di un noto sistema in cui c'è il camorrista e c'è la rappresentante del popolo, come dice lei, che ne trae il beneficio, se fosse vero che io non sono eleggibile. È una falsità, sono eleggibile, sto qui, continuiamo, non avrei mai messo a repentaglio la dignità di questo municipio e le ragioni di questa cittadinanza. Il problema è che questo attentato è stato la risposta alla richiesta di confronto, alla richiesta di chiarire una serie di elementi. E quando succede questo? È perché
la camorra non lascia spazio all'individuo, e Borsellino ci ha insegnato che quando la signora dice io sono l'unica sindaca che è durata 5 anni, beh, ci ricorda, è in un paese dove c'è lo Stato e altri poteri, l'antistato, la mafia, la camorra, o i due sistemi si combattono o trovano un accordo. Ecco, questa pace apparente con una stampa che non parla, con un paese in cui, come dire, lo puoi dire, lo puoi dimostrare quello che succede, ma subito non succede nulla, è un paese non attenzionato, è un paese dimenticato, è un paese in cui non conviene creare casini. Io ho dubbi invece che questo sistema, se andrà avanti, porterà Battipaglia allo scioglimento nell'eventualità, come è successo per lui. Siamo in conclusione, lei passa anche attraverso la gente per l'uomo delle verità. Questo le consentirà di poter avere un successo elettorale o ci vuole ben altro? No, non basta dire la verità. Noi bisogna attrezzare comunque una capacità per attrarre capacità, talenti, per ridare fiducia, per ridare slancio. Questa è una città dove nel 2016 la stessa Francese diceva c'è paura. Questa città da questo punto di vista aveva dato una risposta significativa. Lo scoramento è che coloro che erano contro quella programmazione, quelle attività, hanno convinto la Francese a fare altro e quindi a spostarsi pie pari per, invece di una rivoluzione, una restaurazione di questo sistema. Ecco, noi oggi abbiamo una città violentata dalla crisi economica che parte dal 2008, abbrutita dagli effetti delle misure anti-Covid, con un'economia che ha portato nell'indigenza una quantità notevole di persone, 10.000 posti di lavoro persi in tutto questo tempo, una mancanza di attrattiva e di competitività. Perché? Perché questa è rimasta una colonia interna in questo sistema, e quindi se a Battipaglia uno vuole intraprendere deve comunque soffrire con una burocrazia brutale che vede per esempio l'ASI e dall'altra parte il comune di Battipaglia farsi lotte inutili invece di semplificare il sistema, come è avvenuto a Salerno per esempio, dove tutti possono fare commercio e attività produttive, industria e manifattura. Qui un imprenditore che si trova in crisi per mantenere l'occupazione deve chiudere, sì, rispetto alle regole stupide, inutili, che contrastano il diritto costituzionale che ha aperto alla libertà di mercato. E rispetto a questo, ecco, l'incapacità di una politica di fare sintesi, un'incapacità di politica di attrarre fiducia, speranza, talenti, eccellenze per rilanciare occupazione e sviluppo. Noi faremo esattamente questo, chiederemo di fare squadra alle associazioni, alle comunità operose, al sistema della produzione per rilanciare il nostro sistema paese. E c'è molto da fare. Arriveranno i soldi del PNRR, altro argomento importante. Noi non vogliamo che siano fondi dispersi tra clientele e piacevolezze. Noi vogliamo renderli profittevoli, perché questi sono soldi a debito e peseranno sull'economia delle famiglie. Quindi noi dobbiamo stimolare una programmazione integrata in una logica di economia circolare, e questo faremo. Chi farà diversamente se la dovrà vedere con noi. Architetto, in competizione c'è anche un personaggio che ha la faccia pulita come la sua, d'altra parte, le mani pulite, e che si ricandida ancora ma non riesce ad emergere. Mi riferisco al dottor Ugo Tozzi, che già l'altra volta sferrò il ballottaggio, poi si alleò con la Francese, era con la Francese. Cosa impedisce a Tozzi di essere un leader del centrodestra, secondo lei? Ma io, l'amico Ugo ha la sua... il suo stile, il suo modo di fare, fa parte di una
formazione Fratelli d'Italia che ha una sua logica, una sua coerenza. Cosa manca qui? Beh, Ugo in qualche misura ha aiutato la francese a scaricarsi di coloro che erano stati gli ideatori di questa manovra, di questa iniziativa, e paga un prezzo, probabilmente, che è quello dell'incoerenza, poi di aver accettato un sistema che era già degenerato quando noi, io, Adriana e altri, siamo usciti da questa amministrazione e da Etica, mentre lui ci è rimasto per un altro poco di tempo, fino a quando anche per lui si è reso chiaro che con la francese non si poteva governare. Ecco, probabilmente questa coerenza gli è mancata per tenere insieme un gruppo che credo ha avuto una bella affermazione nel 2016. Per concludere, un messaggio agli elettori di Battipaglia. Io chiedo agli elettori, lo stiamo chiedendo tutti, di votare pensando, con la testa, di votare convinti di votare per un programma, di uscire dalla logica della vicinanza. Lo conosco, è amico mio, mio parente, quindi avrò facilità per qualsiasi cosa mi serva. No, il comune visto da noi sarà facile per tutti avere un rapporto, per chi vorrà averne. Di rapporti hai voglia, le porte saranno aperte senza alcun condizionamento. Non libereremo questo stile clientelare affinché diciamo, si comprenda che al di là delle idee, della possibilità di essere diversi sul piano del pensiero, si possa essere però uniti sul piano di un concetto che è stato calpestato, che è quella dell'etica e quella della morale, senza essere moralisti, e cioè significa un insieme di regole che valgono per tutti, per poi poter anche violentemente criticare l'azione di chi governa o le azioni di chi si oppone in una dialettica che significa confronto e crescita. Questo è il comune che vogliamo. E vi chiediamo quindi di uscire da questa logica e di votare per noi, per liste che sono competitive perché sono fatte da persone per bene, oneste, da gente che dalla mattina alla sera lavora, che non ha avuto mai la voglia di entrare nelle logiche del potere, neanche questa volta ce l'ha. Ha voglia per la propria famiglia, per la propria comunità, di dare una mano. E noi vogliamo dare una mano anche a te. Votaci. Grazie.